Allora, buongiorno a tutti. Vabbè, intanto mi presento, appunto, mi chiamo Giulia Gislon, lavoro attualmente presso l'Università di Milano e quindi ho lavorato su questo progetto. E quello che vi farò vedere durante questa breve presentazione è appunto un po' una panoramica di quello che abbiamo fatto in merito all'azienda Boselli per quanto riguarda appunto il progetto for Climate. E poi vi farò vedere quello che è stato il risultato dell'impronta carbonica, appunto relativamente a questa stalla. Dunque, cosa abbiamo fatto insieme all'azienda Boselli, durante questo progetto Forage for Climate? Quando siamo partiti nel 2016, innanzitutto abbiamo classificato questa azienda in uno dei sistemi foraggeri che noi abbiamo ritenuto come quelli più diffusi nella pianura padana. Dopodiché questa stalla Boselli è diventata un'azienda pilota del progetto, per cui è un'azienda che vede l'applicazione di buone pratiche che sono volte a mitigare quello che è l'impatto ambientale della produzione di latte. Infine, abbiamo appunto quantificato quelle che sono le emissioni di gas serra della produzione di latte relative all'azienda agricola Boselli. Quindi partiamo dall'inizio. Nel 2016 noi abbiamo identificato alcuni sistemi foraggeri come quelli che abbiamo ritenuto essere i più diffusi nell'areale della pianura padana. Sicuramente abbiamo il sistema di tipo convenzionale, quello che noi abbiamo chiamato convenzionale, che è appunto basato principalmente sulla produzione di silo mais, quindi mais insilato a pianta intera. Dopodiché, un altro sistema foraggero che abbiamo identificato in pianura padana è quello che noi abbiamo chiamato cereali vernini, perché appunto vede la produzione su una buona parte di superficie agricola utilizzata di cereali vernini che vengono utilizzati come insilato pianta intera o anche come granella. Dopodiché, un altro sistema foraggero che abbiamo identificato è quello che abbiamo chiamato alta qualità. Alta qualità significa l'utilizzo di pastone di mais in parziale sostituzione o come totale sostituzione del silo mais e anche sostanzialmente erba medica. Soprattutto nella zona di Reggio Emilia abbiamo identificato questo sistema che è quello vocato alla produzione di parmigiano reggiano e qui le due alternative erano o il sistema foraggero parmigiano reggiano fresco, quindi che oltre alla somministrazione di fieno alle bovine prevede anche la somministrazione di erba fresca, oppure il sistema foraggero parmigiano reggiano secco che invece vede solamente la somministrazione del fieno. Infine, nel sistema biologico misto abbiamo classificato tutte quelle aziende partecipanti al progetto che avevano molte colture diverse sulla loro superficie agricola. E in questo sistema abbiamo classificato anche tutte le aziende biologiche. Quando siamo partiti, nel 2016, abbiamo ritenuto di posizionare l'azienda Boselli all'interno del sistema convenzionale. Ovviamente, i sistemi, qui vi ho riportato due grafici per farvi vedere quelle che sono le diverse caratteristiche che abbiamo riscontrato tra questi proprio sistemi foraggeri. Quindi in alto a sinistra vedete qual è il contributo di ciascuna coltura per quanto riguarda la produzione di sostanza secca a livello aziendale. Il grafico è tutto riferito ad un ettaro di superficie agricola utilizzabile. Vedete che all'interno dei diversi foraggeri ci sono molte differenze. E poi nel grafico in basso a destra invece vi ho riportato quello che è la modalità di conservazione dei diversi foraggi che vengono poi appunto somministrati alle bovine.
Vedete che per quanto riguarda il sistema convenzionale, quello misto, quello alta qualità e quello cereali vernili, principalmente i foraggi vengono somministrati come insilati. Chiaramente per quanto riguarda i due sistemi a parmigiano reggiano, i foraggi ovviamente sono conservati mediante fienagione. Parmigiano reggiano fresco, come vi dicevo prima, prevede anche l'utilizzo di erba fresca. Queste invece sono un po' le caratteristiche dell'azienda Boselli che vi ho voluto riportare in relazione a tutto il campione delle aziende che noi abbiamo preso in considerazione nel 2016, che erano 46 aziende situate tra le regioni di appunto Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Vediamo che la media del campione per quanto riguarda la produzione giornaliera chilo capogiorno è di 25, per quanto riguarda l'azienda Boselli è di circa 31 chili capogiorno. L'efficienza produttiva, parametro molto importante, quindi i chili di latte prodotto in relazione ai chili di sostanza secca ingerita, la media del nostro campione di partenza è di 1,30, per quanto riguarda l'azienda Boselli 1,40. La superficie media di tutte le aziende che abbiamo preso in considerazione nel 2016 è di 138 ettari, l'azienda Boselli invece ha circa un centinaio di ettari che vengono destinati sia per diciamo, la nutrizione delle bovine che per nutrire, se si può dire così, anche il biodigestore. Vi ho riportato il dato delle bovine totali e poi vi ho riportato anche il dato del carico animale. Dunque, diciamo che a livello generale, quali sono queste buone pratiche che abbiamo scelto di mettere appunto in pratica nelle aziende pilota? Vediamo sia delle tecniche volte alla riduzione delle emissioni in campo, come potrebbe essere un minore uso di fertilizzanti chimici o l'introduzione delle leguminose. E poi abbiamo anche delle tecniche per la riduzione delle emissioni a livello proprio di stalla, quindi ad esempio un aumento dell'autoapprovvigionamento degli alimenti oppure un uso di strategie alimentari di precisione. Quindi tutte queste buone pratiche che noi abbiamo messo in pratica nelle aziende dimostrative, fra cui anche appunto l'azienda Boselli, servono per aumentare la sostenibilità ambientale della produzione di latte. Allora, una panoramica molto veloce di quelle che sono queste buone pratiche di gestione, perché poi verranno viste sicuramente più nel dettaglio. Per quanto riguarda l'azienda Boselli, queste buone pratiche riguardano appunto l'utilizzo di cover crops, l'interramento del digestato. Qui vi ho riportato due foto che abbiamo fatto, che abbiamo fatto nell'azienda Boselli durante queste operazioni. La tecnica della minima lavorazione, come diceva prima il dottor Boselli. Qui altre foto appunto per quanto riguarda la preparazione del letto di semina con questa tecnica di minima lavorazione. Ecco, una cosa molto interessante che è stata fatta appunto nell'azienda Boselli come buona pratica di gestione è appunto la sostituzione del silo mais con il pastone e il prato insilato, e questo verrà descritto poi nel dettaglio dalla dottoressa Colombini. Qui vedete altre foto che abbiamo fatto sempre durante appunto la raccolta del prato destinato all'insilamento in trincea, altre immagini che vi volevo far vedere che abbiamo fatto durante queste operazioni. Altre buone pratiche che sono state applicate nell'azienda Boselli sono l'utilizzo di enzimi nella trincea che migliorano la qualità dell'insilato e anche un sistema di canalizzazione per quanto riguarda l'irrigazione. Allora, veniamo un po' al cuore della presentazione, che è quindi poi andare a vedere quant'è effettivamente diciamo, quali sono le emissioni di gas serra legate alla produzione di latte di questa azienda. Volevo solo farvi vedere brevemente come sono state calcolate, come è stata calcolata questa impronta carbonica, giusto per avere un'idea. Abbiamo usato questo metodo che si chiama LCA, metodo abbastanza conosciuto, appunto Life Cycle Assessment. Qui
Questi sono i confini del sistema che abbiamo preso in considerazione, quindi vedete che abbiamo considerato tutti gli input e tutti gli output che fanno parte del sistema azienda agricola. Per quanto riguarda le emissioni a livello aziendale, queste sono le equazioni che noi abbiamo utilizzato, che vi ho riportato nella slide, quindi un'equazione pubblicata da Moraes nel 2014. Le equazioni del IPCC e le equazioni del European Environmental Agency. Quindi, per quanto riguarda sempre questo calcolo dell'impronta carbonica con questo metodo Life Cycle Assessment, chiaramente considerando che dall'azienda agricola sicuramente escono due prodotti che sono il latte e la carne, non esce solamente il latte. Abbiamo scelto di fare un'allocazione di quello che è l'impatto ambientale tra latte e carne, quindi di non imputare tutto l'impatto ambientale solamente sul latte, perché non sarebbe corretto, ma di suddividere l'impatto tra appunto i due prodotti principali, latte e carne. Abbiamo usato questo metodo, che è quello suggerito appunto dall'International Dairy Federation, che è stato pubblicato nel 2015. Come unità funzionale, quindi quella a cui noi ci riferiamo per appunto identificare quello che è l'impronta carbonica, noi identifichiamo quello che è l'impronta carbonica di che cosa? Di 1 chilo di latte corretto per grasso e proteine, quindi 1 chilo di FPCM, Fat and Protein Corrected Milk. Allora, qui vi ho voluto far vedere come si è, diciamo, posizionata l'azienda Boselli rispetto a tutte le 46 aziende del campione. Quindi, il risultato di questa analisi Life Cycle Assessment ci ha fatto vedere che, per quanto riguarda l'azienda Boselli, la sua impronta carbonica è di 1,32 chili di CO2 equivalenti su chilo appunto di latte corretto, grasso, proteine, quello che vi facevo vedere prima. Se andate a vedere nel grafico, appunto, rispetto alle 46 aziende di partenza che noi abbiamo indagato nel 2016, l'azienda si posiziona in una posizione buona, perché comunque è, diciamo, al 21° posto, quindi entro la prima metà. Quindi volevo far vedere invece come viene ripartita questa impronta carbonica tra i vari contributi. Sicuramente circa il 40% ovviamente è metano enterico, che sappiamo essere il principale contributo appunto di quello che è la carbon footprint della produzione di latte. Quindi anche nel caso dell'azienda Boselli questo è il principale contributo, 40%. Dopodiché, via via, vediamo diciamo, tutte le altre varie categorie di gas serra che fanno sì che si arrivi alla fine ad avere poi questo impatto ambientale di 1,31 kg di CO2 equivalente su chilo di latte corretto. Ecco, cosa interessante che è venuta fuori lavorando durante appunto questo progetto con l'azienda Boselli è che noi siamo partiti nel 2016, come vi avevo fatto vedere prima, che l'azienda l'avevamo classificata nel sistema foraggero convenzionale. Possiamo dire che, viste tutte queste strategie di mitigazione che sono state implementate durante il progetto, nel 2019-2020, possiamo dire che l'azienda Boselli si è sostanzialmente spostata invece nel gruppo alta qualità. Se qualcuno vuole fare qualche domanda, o se no, non so se le facciamo tutte alla fine. Sì, Giulia, scusami, sì, allora, se tu hai finito, Sì. No, non ti voglio... A posto. no, volevo solamente, vabbè, vi ho riportato qua i principali contatti del progetto, se qualcuno, come dire, si è incuriosito, vuole andare a vedere più nel dettaglio. E anche le altre aziende dimostrative, questi sono i vari contatti, il sito che abbiamo fatto vedere all'inizio soprattutto.